Scuola e terzo settore insieme realizzano per il secondo anno un percorso educativo rivolto ai ragazzi che sperimentano con attività teoriche e pratiche una risposta concreta alla povertà e contro lo spreco alimentare. Il progetto Vivere Solidali, promosso dal Liceo Marconi in collaborazione con la Fondazione Banco Alimentare Marche Onlus, ha visto il coinvolgimento di ragazzi, famiglie e docenti per mettere a tema la lotta allo spreco alimentare e la cultura del recupero. Il progetto è stato ricco di contenuti perché siamo andati a guardare il piano normativo, quindi anche in un piano che andava proprio a coinvolgere quello che è l'educazione civica, vedere proprio anche tutte le norme che aiutano l'economia circolare, fino poi invece a guardare cosa ce ne facciamo del recuperato, e quindi abbiamo introdotto il grande tema della carità, dello scambio, del guardare l'altro. E questa cosa è stata interessante perché anche i ragazzi hanno avuto proprio l'opportunità di riguardare la loro esperienza, anche di raccontarsi. Abbiamo fatto degli appuntamenti nelle classi, per cui proprio noi con i nostri volontari siamo andati a raccontare, cioè noi recuperiamo il cibo per poi darlo agli enti assistenziali. Allora abbiamo invitato qualche responsabile di questi enti proprio per poterci raccontare come arriva poi alla persona bisognosa, e loro sono stati molto coinvolti al punto che poi hanno fatto una raccolta a scuola e oggi festeggiamo proprio la chiusura. Per la seconda edizione la raccolta viveri che ha attenzionato le persone bisognose del nostro territorio e soprattutto dare un valore anche agli alimenti per non essere sprecati e direi attenzionare al massimo la persona in tutti i suoi aspetti, che abbiamo cercato di valorizzare sia nella visita al banco alimentare sia nell'accoglienza degli operatori che hanno spiegato proprio le attività quotidiane e la bellezza dei ragazzi che si sono prestati a questa bellissima esperienza. Abbiamo già qualche dato, il quantitativo di prodotti raccolti corrisponde più o meno a un quintale. Quindi, come avverrà la consegna? La consegna verrà in questo modo, che tra poco arriverà il camion del banco alimentare, verranno raccolti tutti questi scatoloni portati al deposito e poi nel corso delle settimane successive verranno distribuiti alle varie famiglie qui della zona, bisognose qui della zona. È un progetto veramente emozionante perché siamo tanti studenti e ci siamo messi appunto a collaborare con il Banco Alimentare per aiutare i bisognosi, e sapere che tutto questo cibo che abbiamo raccolto andrà direttamente alle persone, alle famiglie, è veramente una cosa bella. Allora, è un'esperienza formativa comunque che coinvolge molti ragazzi, aiuta in una crescita secondo me personale perché comunque arricchisce molto, fa capire anche il senso delle piccole cose e fa capire comunque non bisogna sprecare alimenti e che comunque la vita è preziosa e non va sprecata.